Bentrovati all'appuntamento con il caffè di Agenda Politica, ospiti dell'Hotel Mediterraneo in compagnia di Sergio Annunziata. Benvenuto il sindaco di Atena Lucana, grazie per aver accolto il nostro invito, ma soprattutto uno dei promotori del Comitato Salernitano a favore di Matteo Renzi. Primarie all'orizzonte, le regole quali saranno? Attendiamo sabato per queste regole che il partito deciderà di mettere sul tavolo, ma indipendentemente dalle regole, diciamo che oggi è un momento importante per il Partito Democratico per poter finalmente svegliarci un po', darci da fare e nello stesso tempo non attendere eventi che non possono che creare difficoltà al nostro stesso partito. La vostra è stata una scelta coraggiosa, perché in un territorio dove c'è la presenza forte di Vincenzo De Luca, che ha chiaramente detto io sto con Bersani, sostenere Renzi all'interno del partito è una scelta coraggiosa. È una scelta, io dico, convinta, e secondo noi, secondo tanti amministratori, tanti cittadini, è un elemento importante del Partito Democratico che può ridare una svolta al nostro partito oltre che alla politica italiana. Crediamo in questo progetto, crediamo nelle idee e vorremmo che questa volta le idee prevalgano sulle solite logiche di potere e le logiche di spartizione di correnti. Oggi le primarie deve essere un momento di grande partecipazione. Soprattutto in questo momento che il centrodestra è in grave difficoltà e partiti o movimenti, meglio dire, come Grillo hanno un grosso consenso. Ci rendiamo conto che senza politica non si può stare, perché la politica deve essere non soltanto organizzazione delle nostre vite quotidiane, ma soprattutto progettualità per il futuro. E Matteo Renzi oggi incarna questa voglia di tanti amministratori, di tanti cittadini che vogliono politica nuova. Renzi sarà a Salerno, lo ricordiamo, il 14 di ottobre. Qualche mese fa però è stato anche al Comune ospite di De Luca per la presentazione del suo libro. Che posizione ha Renzi nei confronti della provincia di Salerno? Perché insomma, Bersani si è capito, la guarda con grande attenzione, forse ancora più di Napoli. Ma sicuramente, nel confronto della provincia di Salerno ha avuto una grandissima attenzione. Io 2 anni fa fui invitato da lui alla prima volta che fece quell'incontro alla Leopolda, appunto per la buona pratica sui rifiuti che il comune di Atena Lucana faceva. Nello stesso tempo poi tanti altri amministratori si sono affacciati con Renzi, il quale ha saputo intessere rapporti e soprattutto un grande dialogo. E la sua venuta a Salerno con De Luca, la presentazione del libro, e soprattutto per tante idee comuni, il modo anche di intendere la politica, di decisione fatta di atti concreti, certo è stato fondamentale e importante. Poi, chi è il primo renzino della provincia di Salerno? Cioè a chi la primogenitura di un rapporto politico e personale con il sindaco di Firenze? Te l'ho detto prima, la prima volta sono stato io a Firenze 2 anni fa per questo primo incontro alla Leopolda. La cosa bella di Renzi però è quella che tutti possono accedere, chiunque arriva diventa uno di noi, non un altro che si aggiunge. Quindi è una condivisione totale di questo progetto e poi sta alle varie realtà territoriali come le nostre, quelle di saper emergere e di proporre idee nuove e concrete, non soltanto per l'Italia ma anche per i nostri territori. Alle primarie qualcuno si nasconderà, nel senso che ci sono tanti che oggi si dicono pronti a votare Bersani ma che magari nel segreto delle urne voteranno Renzi, secondo lei? Sicuramente sì, diciamo che le primarie è stata intesa anche come una guerra intestina e non deve essere questa, ma deve essere una partecipazione più ampia. E tanti amministratori scottati anche per le primarie che sono state fatte magari qualche altra volta, qualche anno fa, avevano perso un po' di valore, un po' di peso. Invece oggi possono ritornare ad essere primarie che riaprono una discussione all'interno del partito sulle cose da fare, non soltanto sui tavoli di concertazione e le chiacchiere. Quindi tanti amministratori oggi, seppur schierati magari sullo stato maggiore del partito, si rendono conto che le popolazioni vogliono
qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo che può essere rappresentato da Renzi, lo vediamo dai sondaggi, e di conseguenza magari piuttosto che far torto a qualcuno cercano di mantenersi sulle sue. E questo secondo me invece non va fatto. Uno che è iscritto a un partito, che è iscritto a un'idea, quindi noi del centro-sinistra dobbiamo partecipare attivamente cercando di arricchire la discussione per portare il miglior candidato possibile alla vincita per il governo dell'Italia, essendo alternativa e dovendo essere alternativa al governo passato e anche a questo governo tecnico che, al di là delle tante parole e degli equilibri, comunque non rispecchia la volontà dell'intero Partito Democratico. Per chiudere, 30 secondi, c'è qualche assessore comunale di Salerno che voterà per Renzi, secondo lei? Aderito l'amico Alfonso Bonaiuto, speriamo che aderiscano altri al Comitato Renzi. Sono convinto che tutti lo facciano in modo, non soltanto convinto, ma che questo progetto di Matteo Renzi venga portato avanti. Io credo che il 14 ottobre è fondamentale che tutti vengano ad ascoltare per rendersi conto che Matteo Renzi non parla male di nessuno, non parla male dei colleghi, siamo del Partito Democratico e soprattutto siamo capaci di non chiedere di partecipare per spartizioni, ma di partecipare per voler governare questo nostro paese, sia che si vincono le primarie, sia che le primarie non vengano vinte. Quindi in questo possono partecipare qualsiasi consigliere, qualsiasi assessore, deve essere una giusta e forte dialettica all'interno del Partito Democratico, se vogliamo che il partito sia un partito progressista e un partito che guardi al futuro. Bene, grazie a Sergio Annunziato, un po' meno grazie al vento, appuntamento alla prossima puntata del Caffè di Agenda Politica.